Le ricette di zio Roberto. Buon appetito! Cari amici, buonasera. Oggi andremo a preparare la crème brûlée. L'occorrente è questo. Sono 8 uova, 400 g di panna, 180 di latte, 125 di zucchero, poi una bacca di vaniglia e andremo a preparare la crema. Poi avremo bisogno di 6 terrine per forno, una teglia. Per quanto riguarda la caramellizzazione dello zucchero sulla superficie della nostra crema, avremo bisogno di una fiamma. E allora prendiamo il nostro latte e lo versiamo in questa pentola. Andiamo a tagliare il brick della panna in questo modo e a versarla dentro. La bacca e andiamo a far uscire i semini dalla bacca e li buttiamo dentro al latte. La bacca la mettiamo dentro. Adesso accendiamo il nostro fuoco molto lentamente e dovrà sfiorare appena appena il bollore. Ecco qua. Andiamo a dividere le 8 uova. I bianchi li mettiamo qui e serviranno poi per fare le meringhe, e non c'entra con la crème brûlée, cioè non li buttiamo ma li andiamo a usare per fare le meringhe, mentre i rossi poi li andremo a mettere nel nostro composto. Abbiamo separato le nostre uova, andiamo a mettere lo zucchero nelle uova in questo modo e cerchiamo di frantumare. Abbiamo spento sul latte che sta rasentando il bollore. Il nostro latte e la nostra panna si sono intiepidite, adesso cerchiamo, togliamo la nostra bacca, mettiamo il composto che è praticamente tiepido, lo versiamo in questa ciotola e andiamo a mescolare il composto piano piano, a filo, a filino, in modo che si amalgami il tutto. Abbiamo messo dell'acqua a bollire perché avremo bisogno di acqua calda. E andiamo a riempire ad una le nostre terrine. Adesso prendiamo la nostra acqua bollente e andremo a versarla piano piano nella teglia fino a metà delle terrine. Nel frattempo abbiamo già acceso il forno dove andremo a metterle. Adesso il tutto lo andremo a mettere in forno a 180 gradi. Abbiamo tirato fuori le nostre terrine e bisogna tirarle fuori quando sono leggermente macchiate. Adesso si lascia raffreddare perché c'è tutta l'acqua bollente, si lascia raffreddare nello stesso acqua. Stiamo per andare a servire la nostra terrina con la crema, che diventerà brûlée nel momento in cui andremo a mettere dello zucchero semolato sulla sua superficie.
ecco qua, e successivamente andremo a bruciare, caramellizzare con la fiamma in questo modo. Ecco fatto, la nostra crème brûlée è bella che è pronta. Non mangiatela adesso perché lo zucchero sarà molto caldo, deve raffreddare un tantinello, dopodiché andremo a rompere la crosta col nostro cucchiaino. Questa è la crosticina che abbiamo prodotto con la fiamma, andremo a rompere e andremo a gustare la nostra crema. Buonissima, provatela. Alla prossima, ciao a tutti.